Balboa, tipo Madison Square Garden, hai capito? Cioè noi siamo al Propaganda di Milano in realtà, però è come se fossimo al Madison Square Garden, perché il calore che ci sta attendendo è sicuramente da questa parte tantissimo. Ciao a tutti, bentornati! Infilo qui al 105 Night Express con una nuova entrata a capo che dopo sicuramente insomma incontreremo e ci racconterà tutto di lui. Ecco, io vi voglio innanzitutto salutare, voglio ringraziare, ecco, Ghigo sta in secondo, grazie a lei, grazie per essere qui con noi, volevo salutare tutti voi che siete qui, sono veramente tantissimi, tutti loro da casa e ovviamente Radio 105 che ancora una volta dà lunga vita al 105 Night Express e Twix che ci permette ovviamente di essere qui. Un numero di telefono prima di cominciare ad ascoltare la musica dei Litfiba che sono in esclusiva assoluta qui al 105 Night Express, quindi da non dimenticare, da ringraziare subito. Il numero di telefono che potete chiamare per venire qui insieme a noi è Propaganda di Milano, mi è caduto un dente, nel frattempo dopo lo raccolgo, 02 655 1244. Io so che Cabo è un po' emozionato, ti ho lasciato il tempo di respirare, io non l'ho fatto ma l'ho fatto per te. Bene, hai fatto bene. Grazie. Ok, allora a questo punto ascoltiamo il primo pezzo di questa sera di Litfiba. Elettro Macumba, Litfiba 105 Night Express, grazie in esclusiva. Il nuovo cyber sorveglierà ogni tua connessione, ti pentirai di contro quello che sai, resisterai con tutto quello che hai. Yeah.
dietro Trinità. Il letto non Macumba, il letto, il letto non Macumba. Questa sera avete fatto un po' da apripista, è vero, qui al Propaganda di Milano fa caldo, soprattutto quando ci si agita così. Ecco, ma insieme a noi questa sera ci saranno anche altri artisti, tra poco arriveranno gli Articolo 31 e i Luna Pop. Ecco Ghigo, io ti volevo chiedere, mi sembra di aver ascoltato un suono più grezzo, un pochino più diretto, proprio come quello che piace veramente a te, se non sbaglio, no? Sì, decisamente, un bel suono, tipo questo forse. È tornato alle origini, tipo questo. Tipo questo. E invece Cabo, che lui prima ci ha detto che sei un leone, credo proprio anche come caratteristiche di segno zodiacale, ma non solo, anche caratteriali. Nego. Neghi tutto? Fidei sempre, no? Ma Cabo che cos'è? Un diminutivo di qualcosa sicuramente. La colpa è in parte di certi personaggi qua dentro, comunque sta di fatto che Cavallo è il cognome, Caballo è la contrazione spagnola e Cabo è la contrazione massima. Ho capito. Attraverso una strada, Cavallo è troppo lungo, Cabo. Veloce, ti chiamano immediatamente. Certo, assolutamente, quindi un diminutivo. Cabo, come ti senti nel pensare che insomma il ruolo che stai rivestendo? Cioè i FIBA comunque appartengono a una leggenda del rock italiano, sono 20 anni che fanno musica, come ti senti? Ma ti dico, io non cioè, sarà in coscienza rock and roll, non so. Sta di fatto che io molto spontaneamente con Ghigo ci siamo messi a comporre, a fare, brigare, senza chiederci troppe cose, anche perché lui sa che l'album doveva uscire una cosa mia e poi dopo lui doveva produrla, poi alla fine, ecco, come sai, è nata così. Quindi morale, non abbiamo sentito assolutamente il fatto di dire, ah, cos'è? È venuta così. Così. È così, quindi non ci poniamo questo problema. Io vengo sul palco, rovescio ogni grammo di adrenalina che ho, suono, canto, fine, non penso ci sia. Comunque è una promessa, cioè adesso ci avete fatto sentire un brano, tornerete a farci sentire tutti gli altri brani del disco, giusto? Cioè noi vi aspettiamo, se volete. A voglia, volentieri. Quindi è un appuntamento, mi raccomando, tornate, io vi ringrazio molto, grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per tutto, grazie Ghigo, grazie Cabo, ciao. Bene, allora adesso io mi sposto. Grazie ancora a Init FIBA, stavo anche cascando, bellissimo, e scendo e mi avvicino a questo che sembrerebbe quasi un cruciverbone. Non preoccupatevi, vedo già delle facce un po' preoccupate, non lo è, è solo la nostra discover, ovvero la classifica di tutte le cose.